Ciao a tutti, oggi mi voglio divertire facendo dei biscotti che faceva mia nonna, mia madre, sono biscotti da inzuppo e con l'aggiunta di una cosa meravigliosa che è il vino cotto. Quindi vediamo cosa ci serve per fare questi biscotti. 3 uova, 100 g di zucchero, io ho messo meno zucchero, 100 g, comunque anche 120 vanno bene, 350 g di farina, 100 mg di olio extravergine d'oliva, 100 mg di latte, un pizzico di sale, e mezzo bicchiere di vino cotto di aglianico di maschio. Poi una busta di vanillina e una busta di lievito. Cominciamo la preparazione, è semplicissima. Metta le uova prima. Si mette prima le Sì. uova. E lo zucchero. Poi lo zucchero. E sbattere. E cominciamo Un pizzico di sale con un mettere pizzico di adesso, sale, lo mettiamo adesso, dai. Sì. un pizzico di sale. Io sto imparando e quindi accetto consigli. Ora, speriamo che non mi salta tutto addosso. No, ma quella ci... Se tu Cos'è? schiacci questo, esce Sì, fuori questo. Vabbè, dai, va bene, vai. non. Vai, vai. Adesso aggiungiamo il latte. Anche l'olio? Aggiungiamo l'olio. Fino all'ultima goccia. Siamo in primo posto, olio di oliva. Questo devo mettere tutto dentro qua. Cos'è questo? Vanillino? Vanillina. Questa è la vanillina. Tutto questo? Sì, una bustina di lievito. Tutta la bustina di lievito. Mi sembra troppo. No, Comunque, vai. mettiamo. Ecco qua. Gira con cucchiaio. Sto imparando questa. Di stare a casa in maniera forzata ci dobbiamo approfittare per imparare. Ok, Oh. poi la mettere un po' alla volta lì. Adesso mettiamo un po' alla volta lì, lì dove? Lì. Qua.
abbiamo fatto. Adesso teniamo. Ah, guarda che meraviglia, come è venuta bene. Ecco, io ho aggiunto il vino cotto, ma chi non lo vuol fare con il vino cotto, perché non ce l'ha, perché non gli piace, può benissimo aumentare di un po' il latte, in maniera tale che la consistenza è sempre quella. Ora che l'impasto è pronto, con l'ausilio di 2 cucchiai, prendiamo una porzione e la posizioniamo in questa maniera. E così continuiamo per tutta la teglia. Bravo. Ecco, ora abbiamo finito di metterli nella teglia. Ora non ci resta che metterli al forno. Allora, mettiamo a 180 gradi per 20 minuti. E poi possiamo gustarceli o da soli o inzuppati nel latte. Bene, con questo è tutto. Poi vi farò vedere come escono. A dopo. A voi il risultato. Finalmente ho fatto i miei primi biscotti. Come si chiamano questi biscotti? Biscotti da inzuppo con vino cotto. Morbido. È molto morbido e buono. Sono veramente buoni, almeno se sono come quelli che faceva la mia mamma e mia nonna. Anzi, adesso li assaggio proprio. Ne prendo uno. Vediamo com'è. Buono. Allora, seguiteci sul nostro canale YouTube Pencoleo e le ricette di Jai Savan. Faremo sempre nuove ricette commentate. Tanto abbiamo tanto tempo, dobbiamo stare a casa. Approfittiamo per migliorare noi stessi e la nostra conoscenza. Un saluto a voi tutti. Ciao da Leonardo Pencoleo. Ciao!